Ciao ragazzi e benvenuti alla guida di Memoria Misera Extreme, il trial inserito nella patch 5.25 di Shadowbringers. Si sblocca con la quest, finendo la quest delle Guns of Brynhildr, della Relic, e ci vedrà affrontare il capo delle forze armate di Garlemald, niente proprio di meno che Varys Yae-Galvus in persona. Partiamo dicendo che bisogna disporre le lettere sui punti cardinali e i numeri sui punti intercardinali, o viceversa, è indifferente. Ogni player sarà associato a una lettera o a un numero. Gli healer avranno anche un'associazione a due numeri, quindi ad esempio potremmo mettere in questo caso il White Mage associato a 1 e 2 e lo Scholar associato a 3, 4 o viceversa. In più dovremo predisporre delle posizioni per coprire un settore circolare che è circa un semicerchio per una meccanica successiva. Quindi queste sono le predisposizioni al fight che dobbiamo eseguire. Il fight è composto di tre parti. Nella prima parte ci saranno diverse meccaniche scriptate, sempre nello stesso ordine, che saranno propedeutiche a insegnarci come svolgere nella seconda, in cui invece saranno mixate a diversi altri diverse altre meccaniche da eseguire. La prima mossa che il boss casta è Altius, che è un danno ride wide, e che spawnerà anche delle croci, 8 croci nelle direzioni in cui stanno guardando i player. Noi siamo tutti staccati, il party a sud e il main tank a nord, quindi qua non abbiamo problemi a schivare le croci quando attraversano l'arena in direzione nord-sud. Ci muoviamo solamente quando il boss comincia a castare Alea Jagta Est, che è un cleave frontale a 270 gradi, costituito da 4 colpi e successivamente all'indietro di 90 gradi. Quindi noi ci spostiamo sul terzo colpo. 1, 2, 3, 4. Siamo spostati un po' più tardi. E poi scriviamo anche quelli indietro. Successivamente è il turno di Citius, che è un tank buster che colpisce i target davanti al boss, quindi va sciarato dei due tank oppure bisogna usare la invulnerability. A questo punto Ignis Est, che è una croce rossa mirata su un player, bisogna ovviamente schivare la croce e in più esploderà anche il centro dell'arena, quindi il safe spot è al di fuori del cerchio che vedete disegnato sulla pavimento dell'arena. In più ci saranno due AOE che saranno mirate sui due tank e quindi verranno sciarate a est e a ovest della mappa. Quindi dovremo avere un tank e due DPS preassegnati all'healer con due e gli altri, l'altro tank e gli altri due DPS preassegnati all'altro healer. E i gruppi saranno sempre quelli. In questo caso dobbiamo sciarare su 2 e 4. La dash che fa il boss, quindi lo share, dà una physical vulnerability up, quindi non se ne possono prendere due, altrimenti si muore sulla seconda. Il boss si teleporta al centro ed esegue Electrified Gunshield. Questo è il primo Gunshield che vediamo. Saranno tre possibili tipi, in questo caso il primo è sempre Electrified. Spawnerà una barra di charge. Quando la barra si riempie, l'effetto dell'Electrified Gunshield verrà attivato. In questo caso è un knockback, che è pericoloso perché i bordi dell'arena chiudono i player dentro un sarcofago che poi va distrutto dagli altri player. Non servono molti colpi, ma è meglio evitare, soprattutto nella seconda fase. Altius, un altro AoE. Spawneranno sempre le croci, noi dovremo stare sempre a baitarle nord-sud. Ci spostiamo. Ignis Est, quindi dovremo uscire dal centro dell'arena. Si svolgerà prima Ignis Est e poi subito dopo il knockback. Quindi stiamo all'esterno dell'arena e scoppio. Knockback qua è stato evitato con Arm's Length. Successivamente un Reinforced Gunshield. È una meccanica molto simile a quella di Ravana Extreme, per cui usciranno due scudi che copriranno la
davanti e dietro al boss o sui lati. Ogni hit a questo scudo darà una stack di damage down al player, lo knockbackerà e gli farà danno, quindi bisogna evitare. Gli auto-attacchi contano come attacchi sugli scudi. Citius è di nuovo un tank buster, la barra si sta caricando, alla fine del Citius ci si ferma di attaccare e si guarda dove sono gli scudi. Qua in questo caso nessuno ha preso le stack. Loaded Gun Shield invece genera alla fine della barra di charge una OE di fuoco abbastanza grande su ogni player, per cui useremo le nostre posizioni preassegnate per spreadare le AOE. Nel frattempo ci sarà un Ventus Est che invece genera, oltre alla solita X, però stavolta verde, che va schivata, genererà una safe spot che è all'interno del cerchio. Quindi staremo all'interno aspettando. Dopo che c'è lo scoppio di Ventus, usciremo all'esterno per spreadare. Attenzione soprattutto alla persona che ha la posizione a sud, perché deve rientrare anche sulla sua posizione per non uccidere gli altri. Successivamente Boss casta Vivere Militare Est, che è la sua limit, diciamo così, e che separa la fase 1 dalla fase 2. I due tank dovranno andare a prendere i due light pillar che ci sono sull'arena con dei cooldown, perché prenderanno delle wave di danno non molto pesanti, ma comunque meno gli healer devono curare meglio è. E appunto eseguiranno l'active time maneuver spammando un tasto qualsiasi della tastiera o del mouse, mentre gli altri distruggeranno la Blaze Blood, che è appunto questo attacco che Varys si sta scagliando contro. L'active time maneuver è molto lungo e, se risolto correttamente, farà un danno di circa 29k ai tank e un po' di più agli altri player. Se muore qualcuno durante questa fase è wipe, e se qualcuno è morto prima di questa fase è molto facile che non si riesca a tirare giù la Blaze Blood. Successivamente avremo di nuovo il boss targettabile. In questa seconda fase il boss potrà castare in ordine randomico i tre Gun Shield, quindi qua partiremo con un Loaded Gun Shield e saranno mixati ad altre meccaniche. Loaded Gun Shield, lo vediamo, è quello che genera le esplosioni di fuoco. Abbiamo un Ignis Est, quindi mentre si è caricata la barra di charge esploderà al centro dell'arena. In più avremo queste dash da schivare. Io in questo caso sono stato molto molto fortunato perché ero già nella corsia safe, quindi tutti si spostano al centro dopo l'esplosione. In questo caso gli share vanno fatti a nord-sud, quindi è per quello che ogni healer ha sia un numero est-ovest che un numero nord-sud, quindi l'healer che ad esempio era su 4 prima avrà anche il 3 assegnato o avrà anche l'1, lì dipende da come si mettono d'accordo, e insieme alle dash si svolgerà anche la coppia di share. Un tank buster che è appunto da mitigare e condividere oppure da prendere con i vulnerability. E successivamente avremo un reinforce Gun Shield, quindi di nuovo Ravana. Altius, quindi con le nostre croci da gestire sempre alla stessa maniera, quindi guardiamo sempre tutto il party a nord e il tank verso sud. Ci spostiamo per schivare Ventus Est, quindi dovremo rimanere vicino al boss. Nel frattempo si carica la barra di charge, fermiamo gli attacchi, vediamo dove sono gli scudi, attacchiamo di conseguenza mentre Ventus Est scoppia. Successivamente un altro tank buster.
E poi avremo il terzo Gun Shield, quindi Electrified Gun Shield, che genererà un knockback appunto. In questo caso Electrified Gun Shield ha sempre degli add, i reinforcements. Sono di 4 tipi, ci sono le Magitek Turret e due di queste, quelle che sono spawnate davanti a me, hanno due fili che vanno presi dai tank. Questi due fili genereranno due fire resistance down sui tank. Presuppongo, non mi è mai successo che servano per aumentare il danno che uno prende da queste AOE a colonna, ma non sono sicuro. Successivamente ci sarà un AOE attorno al tank, quindi bisogna stargli anche lontano e possibilmente mitigarla. Le altre due add che saltano fuori sono altre due Magitek Turret, che appunto vanno distrutte. Nel frattempo avremo anche 4 dash da schivare, quindi se il cast di Terminus Est si svolge, finisce prima che gli altri siano distrutti, bisogna prima svolgere le dash, altrimenti si possono anche distruggere gli add e poi riportarsi al centro o sulla corona safe per schivare Terminus Est. Quindi essenzialmente Loaded e Electrified Gun Shield hanno sempre le dash, mentre Reinforced Gun Shield no. Knockback. Aleak Test, quindi tutti dietro al boss. Qua il White Mage ha deciso che non voleva fare la meccanica e scriviamo anche la cleave dietro. A questo punto il boss dasherà verso il nord dell'arena e creerà uno scudo che va ovviamente distrutto prima che il cast di Altius, che comunque è molto molto lento, venga completato. Può fare due AOE in successione, Magitek Torch è semplicemente da sharare, quindi mitigare opportunamente, e Magitek Spark, qui entrano in gioco le posizioni che abbiamo predefinito a coprire un semicerchio. Magitek Spark genererà delle piccole AOE a settore circolare, cioè abbastanza spazio di manovra sui player. Ogni AOE darà una Magic Vulnerability up, quindi non se ne possono prendere due, altrimenti si prende un sacco di danno. E per cui ci metteremo a raggiera su un semicerchio e ce ne prenderemo solo una a testa e via, così si risolve la meccanica. Poi basta distruggere il gancio. Queste due meccaniche possono essere anche eseguite in ordine inverso, ma la meccanica si risolve sempre alla stessa maniera. Successivamente il boss ridiventerà targettabile. Questa è la terza fase. Nella terza fase il boss eseguirà due gunshield con, seguiti da Fortius. Fortius è una meccanica che genererà una rotazione di AOE, vediamo, può essere sia in senso antiorario che in senso orario. Saranno 3 colpi a settore circolare mirati sui player, sui 8 player, che quindi useranno le loro posizioni preassegnate. Quando un player viene colpito da Fortius, rusha anche una paddle che quindi bisogna schivare. La maniera in cui si può eseguire questa meccanica è mettendosi sui bordi dell'arena il più possibile, nelle posizioni preassegnate, e dopo aver ricevuto il primo colpo avvicinarsi al boss per schivare la paddle e rimanere fermi. A questo punto il secondo colpo sarà sempre a metà fra due marker e il terzo colpo sarà sul marker, quindi aspettiamo lo svolgimento del secondo colpo, come in questo caso, ci muoviamo. Attenzione, io qua ero troppo vicino e quindi senza volere sono andato troppo su high, ho preso una stack di vulnerability up. In realtà dovevo stare esattamente dove sono adesso per schivare entrambi i colpi, un po' più lontano dal boss. E quindi il terzo colpo, nuovamente a metà fra i due marchi. Questi sono due share che andranno sempre eseguiti su 2 e 4 come all'inizio. Successivamente avremo un altro Gun Shield. Dopo questo Tank Buster.
questo caso sarà un Electrified Gunshield, seguito da sempre Fortius e con le dash da schivare. Quindi ci mettiamo come al solito lontano il più possibile dal boss, ci avviciniamo dopo aver lasciato la paddle, ci spostiamo, stesso errore di prima. Terzo colpo, schiviamo le AoE a colonna. Esatto. E knockback. Teniamo sempre conto che la barra si sta caricando. Al termine del secondo Fortius, il boss casterà un Altius. Successivamente ci sarà un Terminus Est, in contemporanea a un Ventus. Queste due meccaniche si risolveranno subito dopo un'Alia Yacta Est. Al termine di queste meccaniche il boss ci proporrà un Citius, quindi un nuovo Tank Buster, un Ignis Est, che si svolgerà dopo un ultimo Alia Yacta Est. Infine l'Enrage è costituito da un Altius a lunghissimo cast che wipe al party se il boss non viene abbattuto prima del suo completamento. Questo fight droppa due token validi per l'acquisto a Mordona di Idealized Gear, che è essenzialmente la F di Shadowbringers colorabile, item level 480, pentameltabile. Inoltre tre pezzi, tre chest vengono droppati immediatamente dal fight, possono essere appunto nidati e gridati dai player. Questo è quanto per la guida e noi ci vediamo a un prossimo video.